Eccoci, nuovo appuntamento con Wen Liu e questa volta ci sono anch'io. Mi presento, sono Sara Manganotti, faccio la mediatrice culturale e sono una, per il cinese ovviamente, e sono una grande appassionata di, ovviamente, di Cina e soprattutto di quello che si mangia in Cina. E oggi parliamo appunto di cibo. Cominciamo con uno dei piatti più famosi, che sono i ravioli cinesi. Come si dice? Jiaozi. Ciaozi. Quanto ne hai mangiati? Nella vita, tantissimi. Non ho ancora finito, no. Ne ho mangiati tanti. Alcuni tipi non li ho mai assaggiati, in effetti. Oggi, infatti, Qual è la cerco. versione che ti piace di più dei ravioli cinesi? Ah, Guotie, ma adesso ne parliamo bene, perché in realtà guardando il mondo dei ravioli cinesi, che sembra abbastanza superficiale, però in realtà, oltre ad esserci dietro una storia proprio a livello culturale di come nascono questo tipo di pietanza, appunto poi c'è una varietà infinita, anche perché paese grande, varietà grande anche di quello che è il panorama, panorama enogastronomico, diciamo. Ok, e niente, quindi direi di partire appunto da quello che è la parola e quello che riguarda un po' come nasce questo tipo di piatto. Allora, io ho trovato appunto queste due storie, una molto basic, per cui Jiaozi prende il nome da Jiao, che vuol dire corno, perché sembrano un pochino appuntiti come ravioli, e semplicemente c'è un discorso poi che porta a una modifica nella scrittura. Per cui si aggiunge il radicale di cibo e dall'altra parte la componente fonetica jiao, per cui da lì l'idea di jiaozi. Questa in realtà è molto basica come spiegazione. La seconda invece è un pochino più interessante perché se c'è un'altra cosa che mi appassiona tanto è lo scoprire le storie che stanno dietro anche agli elementi della vita di tutti i giorni, mentre stava tornando a casa nel suo paese natale, per strada incontrò molte persone con le orecchie congelate dal freddo, perché era inverno, erano persone tendenzialmente povere, che quindi non potevano permettersi grandi ripari dal freddo. E questa scena colpì molto il dottore. Una volta arrivato poi al villaggio, cominciò appunto poi ad aprire appunto la casa sua per curare i diversi malati. Ma il pensiero di queste persone che erano fuori al freddo con le orecchie congelate era per lui un cruccio, era un chiodo che non si poteva togliere. Per cui decise di creare questi fagottini con ripieni di agnello stufato e delle altre erbe medicamentose e praticamente appunto farci dei fagottini. Una volta poi fatti questi fagottini, li ha immersi in un brodo, sempre con delle erbe, con un brodo ovviamente caldo, e poi li ha serviti a queste persone indigenti. La leggenda vuole proprio che mentre le persone bevevano e mangiavano questi ravioli, si sentirono subito meglio e anche il problema delle orecchie congelate sparì. L'idea viene appunto da Jiao Er, perché il Er è anche il discorso proprio dell'orecchio, è il carattere orecchio, e per cui questa, diciamo, è la parte un pochino più mitica del racconto, volendosi poi, esatto, Grazie.
assomiglia al Assomiglia raviolo. in effetti appunto la forma del raviolo, Mezzaluna assomiglia sarebbe, un io l'ho chiamata sempre mezzaluna quando ero piccola. po'. Ah, ecco, vedi, questa è un'altra storia ancora. Comunque la mezzaluna che fa, insomma, riferimento come forma. Ah, ecco, vedi, questa storia ad esempio non la sapevo. E poi in realtà appunto c'è anche lì diverse trascrizioni in inglese le chiamano come charming ears o sì, come se fossero quasi appunto orecchie eleganti. In realtà sì, non è proprio una forma elegantissima quella dei ravioli rispetto alle orecchie, però è appunto un po' l'idea, una delle storie che sta dietro alla nascita di questa pietanza. In realtà poi ho appunto scoperto che anche a livello archeologico sembra che siano stati trovati appunto già in alcuni appunto reperti archeologici di antiche dinastie. Se... Ok, No, secondo sono me perché passato. stai mandando troppe cose su forse sul coso, quindi No, la mia finisce qua. connessione. La mia connessione. E la linea di Bologna che non... Sì. Dopo la taglio. Vai pure, Sara. Ok, dicevamo quindi, questo era il lato appunto un po' mitico della nascita dei ravioli. Adesso arriviamo a quelle che sono le tipologie di ravioli, perché ce ne sono diversi tipi. In realtà noi quando andiamo al ristorante ne vediamo forse due o tre, ma in realtà come posso Io dire... penso due. Io ho sempre visto Sì, due o tre, perché non c'è quello appunto se brodo. hai i bolliti, no, Quello neanche brodo è bolliti. difficile. Dimmi. I Silvia? Pronto? Sì, Abbiamo perso Silvia. No, dicevi? Pronto? non le fanno. Adesso abbiamo Silvia con un po' di problemi. Ma Aspetta secondo me la la linea. sera... Eccoti, ti abbiamo ripreso. Dicevi? Silvia. Dicevo. Perché si connettono tutti? Dice, no, perché la Sara diceva che appunto nei ristoranti ce ne sono due o tre versioni, però nel ristorante di norma ce ne sono solamente due, perché la versione, quella bollita, nei ristoranti cinesi che almeno sono in Europa non ne fanno, lo fanno solamente in Cina, perché tutto il vapore ha la piastra. Perché quello è un brodo cinese. Invece a Prato, nei ristoranti cinesi, per i cinesi, loro hanno anche il tavolino, cioè il a vapore ad acqua. Ah, ecco, vedi, anche questo appunto è... Sono Perché sono un sempre... po' più... Charming ears in inglese, non lo sapevo. Sì, ma una tradizione che trova il tempo che trova in realtà, questo Charming Years. Infatti. Perché poi ne avevo trovato un'altra ancora, non mi ricordo bene come si chiama, come lo traducesse. Sì, la più vicina era Charming Years che... In effetti è un po' strano, Sì, ma infatti non ne ho usato. anche i ravioli, i gautier in America li traducono in una maniera orrenda. Ah, ok. Se tu metti fried dumplings, Sì. mettono viene fuori una traduzione abbastanza orrenda, Ok. non è proprio fried. Sì, anche questa non si può vedere, che ogni tanto viene fuori gnocco. Gnocco, sì, in italiano, sì, che incredibile. Ma C'è ravioli. non è proprio possibile, cioè questo bisognerebbe segnalarlo a Google, dici, ma ti pare che dumpling se lo puoi tradurre con gnocco? Nota disambigua. Check verification. Direi di sì. Direi di segnalarlo. No, non c'è neanche in... Ah no, forse c'è in italiano. Sì, c'è in italiano, ti viene fuori i ravioli. Are you sure? Yeah. Italiano. Non c'è. Dovremmo farla noi. Solo che sono molto severi quelle di Ma che Wikipedia. cosa? Che La traduzione strano. di dumplings in italiano è ravioli. Ma loro fanno più che altro perché assomiglia, perché Sì, ma poi se cerchi assomiglia di ravioli più cinesi lo gnocchi trovi. quelli ripieni, forse, ma neanche.
sì. Se cerchi ravioli cinesi ti viene fuori la pagina di Wikipedia, eh? Perché l'ho cercata io. Ok, quindi non è linkata dumplings in inglese, forse. No, non è linkata Dumplings, no, Per infatti. quello. Vabbè, vabbè, vabbè. Ci può stare. Va bene, dai. Possiamo riprendere dalle diapositive. Penso che arrivi Vai, vai. all'altra. Dalla traduzione. Silvia, ci ridici la roba dei ravioli al ristorante? Che quanti ce ne sono? No, è caduto di nuovo. Ma c'è un forte ritardo, forse. Silvia. Ci sono, ma ti sento malissimo e A me non mi vi senti vedo male. sullo schermo, però suppongo che ci siete, quindi va bene. Ok, speriamo che la connessione allora migliori nel frattempo. Allora vai te, Sara, con Eccolo, i nostri adesso vi tempi. vedo. Infatti. Va bene. Sara, riprendiamo i diversi tipi di ravioli. Quanti ce ne Ok. elenchi? Vabbè, questi sono quelli fondamentali che trovate come tipologie, bolliti, come diceva Silvia, che però io shui diao, che però in Italia sono difficili, almeno nel ristorante tra virgolette normale, nel senso quello abituale, è un po' difficile da trovare, magari in qualche ristorante. Come diceva Silvia, forse a Prato con anche delle pentole più particolari è possibile trovare qualche ristorante che faccia proprio shui jiao. E poi mi collegherò a questa parola perché in realtà c'è un aneddoto che poi, da cui poi è nata una storiella e anche una canzone. Sul fatto degli shui jiao, perché si può confondere, cioè la pronuncia può essere confusa con un'altra cosa, ma ne parleremo più tardi. Poi, dopo shui jiao, abbiamo zhen jiao, che sono quelli al vapore, quelli che appunto mangiamo abitualmente con diversi ripieni. Tendenzialmente, uno dei ripieni che viene più apprezzato è quello con la carne di maiale, ad esempio il cavolo cinese, bai tai, piuttosto che anche di questa tipologia di raviolo, ma anche nelle diverse tipologie di ravioli ci sono 1001 ripieni. Quello più apprezzato sicuramente è quello col maiale. Però, appunto, facendo per chi è a Milano e appunto bazzica un po' Paolo Sarpi, se si va in qualche super si può trovare poi appunto diverse tipologie di ravioli, no? Con diversi ripieni, quindi dal manzo al maiale, anche all'agnello volendo, Al pollo e al al pesce, ai pollo, gamberi. ovviamente, certo, sì, ovviamente qualsiasi tipo di carne, e volendo ci sono anche quelli di pesce, ma con pesce specifichiamo gamberi, però quelli sono gli shaomai, che sono un po', vedete anche la terza immagine, hanno anche una forma un po' diversa, perché hanno bisogno di una cottura un po' diversa. Poi ci sono i miei preferiti, che sono i guotie, che sono quelli brasati, almeno al ristorante li si legge come ravioli brasati, che sono fatti prima al vapore e poi saltati in padella sostanzialmente. Sono i miei preferiti. E poi c'è invece l'altra tipologia che invece non ho mai avuto modo di provare, che sono quelli con l'uovo, che sono danjiao. Non so, io almeno in Italia non li ho mai visti, ma in realtà non li ho visti neanche in Cina. No, secondo me solamente alcune parti della regione si mangia questo tipo di raviolo e quindi la maggior parte hanno quello classico senza uovo, anche perché metterci un uovo a ogni impasto, insomma, non è da poco, anche perché è pesante e calorico mettere No, è un uovo tutto calorico. intero Infatti, no, al coso, l'impasto del raviolo. anche a vederlo sembrano delle mezze frittatone, quindi. Infatti si serve nelle zuppe, è un po' grasso e quindi gli dà un po' di No. sapore al brodo.
No, io ho assaggiato, sono molto Sì. buone. Di solito dentro ci sono i funghi e un po' di carne. Ma 50-50. No, sono buoni, sono buoni. A me Butolone. piacciono anche i ravioli coreani, non so se adesso avete mai assaggiato i ravioli coreani. Adesso parliamo anche di quelli. Ah, ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci arriviamo. Allora, questo era per dare un'idea per entrare appunto nel magico mondo dei ravioli. E poi ci sono tutte le varianti. Io ne ho presi tre, che sono quelle più conosciute, che sono, in alcuni casi sono locali, nel senso che li si può trovare soprattutto in alcune città o in alcune zone della Cina. Però prima di... Ah no, ecco, prima però volevo parlare un attimo, prima delle varianti, giustamente parliamo delle tradizioni, nel senso che il raviolo per antonomasia è uno dei piatti tipici del Capodanno cinese, anche perché è un po' collegata alla storia di cui abbiamo parlato prima, del freddo, dell'inverno. Il Capodanno cinese appunto è il momento di passaggio dall'inverno a quella che ipoteticamente la primavera, per cui è un piatto comunque invernale, si mangia tendenzialmente in inverno, ed è anche un piatto sociale, perché è un piatto che viene fatto solitamente in famiglia, quindi è un piatto di aggregazione, ed è il momento per condividere appunto un po' di socialità a livello familiare. Di solito, se non correggetemi se sbaglio, si fanno il giorno prima del Capodanno e poi il giorno dopo, cioè il giorno del Capodanno li si mangia, giusto? Allora, questo tipo di usanza è molto usato al nord, che al Ecco. sud da noi, nella Vero. regione dove siamo noi, perché poi noi nella regione Zhejiang, come sai, noi abbiamo piatti di riso che come sono anno o comunque avanzamento dell'anno, come se ogni anno dovesse migliorare in qualche modo. Quindi come cibo tradizionale che rappresenta l'anno nuovo, noi abbiamo più gnocchi di riso che i ravioli, che però nulla non toglie che rappresenta comunque un buon augurio, perché ha la forma praticamente del lingotti d'oro, che sono Sì, le bocce questa è la. d'ave, più che altro perché rappresenta un po' la fortuna, la ricchezza, tutto quello che rappresenta per l'anno nuovo, buon auspicio. Però nella zona nostra, per esempio, a Wenzhou, Rian, Wenzhen, per l'anno nuovo si mangia gnocchi. Ah, gnocchi. Niente Niankao, ho. proprio perché il suono di quella parola corrisponde alla buona fortuna. Invece a nord è molto più sentito il fatto del raviolo, perché c'è. Perché noi abbiamo come gnocchi come punto di riferimento per l'anno nuovo. Infatti, a ogni anno, quando arriva Capodanno cinese, un gnocco è un piatto che non manca mai. Non abbiamo sentito il finale. No, dicevo, almeno per i cinesi del sud, della parte nostra, il gnocco è un piatto che ogni anno, all'anno nuovo, non manca mai. Anche È vero, è vero, è vero. Quindi un po' gnocco, un po' perché i ravioli. ravioli, perché il ravioli ha la forma dei lingotti d'oro, perché in Cina nel Medioevo non c'erano le monete, c'erano queste barchette argento Bello. e oro, quindi assomiglia come forma ai soldi. Porta bene, quindi. Sì, è anche un buon auspicio, sì. La forma che diceva appunto Liu è del tael d'oro, che è quel lingottino appunto che è appunto una moneta cinese antica. Silvia, volevi dire qualcosa? Aspetta. Io vi sento, però non sento più la Sara.
No, ma ti Ci senti sono, non ho abbascato ogni parlato. tanto. Te la senti la Sara? Sì, la Ci sento. sono! Va bene. No, adesso vi sento bloccata. No, Mi ci sono perso sentiamo. io. Sì, abbiamo ripreso. Sto controllando. Mi dice ogni volta qualità pessima. Vabbè, oh. Ecco, Continuiamo. c'era qualcuno che si era perso allora. Io. Pazienza. Quindi la tradizione vuole che richiami i lingotti d'oro. Quindi adesso. Cioè, Esatto. Soldi. soldi, Sì, soldi. sempre soldi. Vabbè, ma anche in Italia le lenticchie portano i soldi, ma non è tanto diverso. Assolutamente sì. Cioè. Assolutamente sì. Ma infatti perché ogni popolo immagino ci abbia le sue, insomma, scaramanzie, quindi. Certo, ad esempio in Spagna è l'uva, perché prima del rintocco della mezzanotte bisogna mangiare tipo 12 acini di uva velocemente. In Italia sì, almeno nell'Italia del Nord, non so se c'è anche questo discorso nel sud Italia, questo non lo so, però nella zona del nord, essendo anche quello un piatto tipicamente invernale, per il Capodanno li si mangia appunto i primi giorni dell'anno, perché in realtà sarebbe la cena e poi il primo giorno dell'anno, proprio perché portano fortune, più ne mangi e più soldi dovrebbero arrivare. Così vuole la tradizione. Poi, non lo so, vedendo come sta andando quest'anno, mi sa che troppa gente ha mangiato troppa poche lenticchie. Che Dovevamo cattivi. mangiarne di più tutti quanti. Non mangia più le lenticchie. Cioè, quante gente ne mangia di lenticchie alla fine dell'anno? Io lo vedo anche i parenti miei, vabbè, perché noi si fa ogni anno con la famiglia, quindi. È rientrato nel piatto tra la cucina dei miei cugini e di mio padre. E quindi facciamo tutta la cerimonia dei piatti cinesi, e in più a mezzanotte, quando c'è, insomma, arriva l'anno nuovo, sono le lenticchie col cotechino. Quindi abbiamo un po' mischiato le due culture a livello di cibo, direi. Bello, questo è interessante. Devi farci vedere delle foto poi, perché deve essere bellissimo il cenone No, italo-cinese. io no, perché sì, perché io comunque noi ogni anno mio padre, cioè più che altro perché mio padre è un po' fissato su alcuni cibi da fare per Capodanno cinese oppure per Capodanno e delle pietanze che ne so, c'è pesce, ci deve essere raviolo, ci deve essere gnocco. Perché ogni piatto rappresenta qualcosa di fortuna, che porta Certo. sempre bene, e quindi alla fine si mettono anche i piatti italiani. E come finale, noi si mangia sempre tutti gli anni le lenticchie, questo è il piatto che insomma va ormai almeno nella nostra famiglia va. Esatto, Basta che portino soldi, oh. esatto. Qualsiasi cultura va bene. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Sì, è vero. Vai, Sara. Dicevamo allora, poi tornando un po' sul discorso dei ravioli, le varianti. E c'è una delle varianti che, quando l'ho scoperta, appunto, mi ha fatto impazzire, che sono gli Xiaolongbao. Proprio freccia al cuore, perché è Spiega, stata spiega. una delle più belle cose che ho scoperto a Shanghai, oltre altre tantissime cose, ma. A livello culinario, sicuramente gli Xiaolongbao danno una soddisfazione enorme, anche perché sono un po' diversi, proprio anche da mangiare. Ci sono in alcuni locali dove addirittura ti danno la cannuccia. Perché? Perché appunto, data la forma di questi. In realtà non sembrano neanche ravioli, sono più panetti, in realtà, sembrano un pochino più dei bao, infatti. In pausa. Mini Pausa. pausa.
Sì, Tipo panino, però panino appunto, cinese. esatto, sono più associati al baozi in realtà rispetto ai ravioli, però vengono, sono, diciamo, sono un po' borderline tra i baozi, cioè i panetti e i ravioli. La cosa interessante è proprio perché è proprio questa, che dentro, quando appunto la carne cuoce, il ripieno del baozi, del Xiaolong Bao, cuoce, forma poi un brodo. Questo brodo, che è buonissimo, all'inizio è incandescente, quindi la prima volta che mangi uno Xiaolong Bao bisogna stare attenti perché c'è pericolo di ustione, però Vero. dopo l'ustione, cioè, come dice la pubblicità, c'è il momento di vero godimento, che appunto puoi mangiare, degustare questa tipologia di raviolo, perché sono veramente favolosi, veramente, veramente buoni. E questi sono soprattutto presenti nell'area di Shanghai. Dove le assaggiate per la prima volta, Sara? Di proprio a Shanghai A o... Shanghai. Ah, No, no, più... no, Shanghai, Shanghai. E difatti lì è stato amore, anche perché la cosa interessante è che me li servivano per colazione. Io ovviamente Ah... sempre con l'input della colazione dolce, a parte, ok, i paesi del nord Europa in cui la colazione è salata, però, e quando ho scoperto la colazione salata cinese, apriti cielo, cioè, apriti un mondo più che altro. Ah. Sì. In realtà la colazione cinese, dovrebbe esserci un ristorante ancora che la fa, o un paio di ristoranti che la fanno Sì. ancora in Sarpi, Ah. però diciamo che per poter degustare questi tributi, cosa? Silvia. Silvia. Già? Eccoti. Parla Silvia? Ok. pure. Sentiamo, ma poco. Silvia? Continua a parlare perché altrimenti non capiamo se la connessione va o non va. Tutto qua. Vabbè. Sara, Io dici... non mi sento più da... senti un po' male. Vuoi Sì, provare a uscire? Puoi rientrare. Eh sì. Sara? Adesso un po' Io meglio? per il momento non la sento più, te la Sì, senti? io ti sento Sono. adesso. Adesso ti sento. Ok. Perfetto. Possiamo riprendere. E Tu Sara... senti me, Silvia? Sì, forte e chiaro. ripeto. Perfetto, riprendo io. Sara, dicevi appunto di Paolo Sarpi, della colazione tipica che si poteva Sì, assaggiare. per quello che si può trovare, perché in realtà da chi frequenta questo tipo di ristoranti, diciamo che la colazione cinese penso che sia disponibile dalle 6 alle 8 del mattino, perché poi non Orari niente. cinesi. Poi c'è pranzo alle 2 di quindi è finito colazione. Non si è sentito nulla, Silvia. Mi dispiace. Vuoi ripetere? Lo so, no, dicevo, ma poi la colazione, perché alle 10 magari qualcuno già fa il pranzo. Sì, No. 10:11 c'è già l'orario del pranzo. Sì, è già un po' tardi, eh. Siamo un po' borderline. In quello che è l'offerta cieca, after, come lo si vuole chiamare, e vabbè, diciamo che per una circostanza molto fortunata ti puoi trovare alle 6 del mattino in Paolo Sarpi e quindi poter farti la tua colazione cinese. Ecco, questo magari può essere un'idea, così, per un altro tipo di weekend un po' diverso. Sara, ti stai Beh, proponendo come guida eventualmente ci turistica? sono le mancarelle.
No, 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 in realtà, anche se scoprire, te l'ho detto, scoprire cose diverse, se sono legate al cibo, sono ancora più interessanti, però scoprire diverse cose che riguardano l'arte, la cultura, da dove nasce cosa o perché c'è questo elemento è fatto in questo modo, viene usata questa parola. Sono estremamente curiosa, per cui non, e poi appunto c'è un detto cinese che mi ha colpito tantissimo e che ne ho fatto un po' il mio incipit, anche se è molto usato come detto cinese, Huo dao lao, xue dao lao. Per cui vivi fino a essere vecchio, quindi c'è sempre da imparare, per cui io sono una persona tendenzialmente molto curiosa, soprattutto se ci sono elementi così appunto interessanti. Però non divaghiamo e torniamo sui nostri piatti, anche perché ci sono ancora un po' di cose da dire. Oltre ai cinesi, che sono i Hun Dun o i wonton, a seconda. In realtà gli italiani lo conoscono più come wonton. Tendenzialmente gli italiani conoscono i wonton fritti, no? Che sono Sì. queste pastelle con un ripieno un pochino più concentrato di carne che viene fritto. Io tendenzialmente preferisco la versione in brodo, soprattutto in inverno, che appunto è wonton, che non è altro che questo tipo di raviolo fatto in brodo, è la versione in brodo tendenzialmente. È carina se l'idea della versione, di come è stato poi traslitterato in cantonese, se non sbaglio, che è wonton, che dovrebbe essere tipo nuvola leggera, perché c'è il carattere di yun che è nuvola, però ovviamente non con la lettura mandarina, ma con la lettura cantonese. Che fa Però one. assomiglia un po' ai ravioli di Giovanni e Dai, che Non bestemmia che hai dirglielo, detto! Giovanni Rana! non diglielo questa cosa, Silvia, non diglielo. Ma perché? Adesso Magari diccelo! perché dato che col tempo ormai si sono un po' modificate anche le forme, alcune forme, specialmente quelle fritte, che sono grosse. Però una volta che sono fritte assomigliano a quella, perché sono più piccole, però tu immagina della versione più grande. L'impasto è differente perché l'impasto di Giovanni Rana è farina e uova, invece quella cinese totalmente acqua oppure comunque con pochissima uova. Però Capisco. la piano piano sta cambiando, perché prima si schiacciava e via. Invece adesso gli stanno dando una forma con la piegatura e ci assomiglia ai ravioli di Giovanni Purtroppo Rana. sì, Insomma, purtroppo sì. Silvia, io ti dico soltanto questo. Se dall'anno prossimo c'è un nuovo prodotto sul mercato, io chiederei i diritti per averlo detto pubblicamente. Io chiederei i diritti, però te la butto lì. No, però ci assomiglia. Se voi vedete varie versioni di foto d'immagine, poi hai visto ogni regione c'ha il piatto di base, poi ognuna se la inventa, se la cucina come gli pare. Da Certo. noi si fa più in brodo, però se tu vai in alcune parti lo fanno fritto, saltato in padella con le verdure, col piccante, alla fine viene anche un piatto molto differente. Però Certo. mano a mano, insomma, stanno cambiando un po' le forme, dalla forma originale che doveva essere. Che poi a Wenzhou il Wantum è famosissimo, perché a Wenzhou c'è un posto dove praticamente lo fanno da 50 anni, 60 anni al centro. Quindi è tramandato di generazione in generazione. Infatti io quando sono stata in Cina e mia zia mi porta sempre in questo posto, dove praticamente fanno solamente wonton. Addirittura fanno la pasta con wonton, che è una cosa che io non sapevo. Io pensavo se pasta che c'entra nel wonton. No, fanno la pasta in brodo con wonton dentro.
Che buono. Forte. No, È veramente. buono, però, cioè, nel senso, noi siamo abituati qua che quando vai in ristorante rientra nella zuppettina, quindi c'è proprio il menu dove c'è scritto zuppa, zuppa di guantù, ma non ti vai a immaginare che è mischiato anche con la pasta e così elaborato. C'è qualche immagine su internet. Comunque è Sì, buono. ad esempio la versione che conosco qui è appunto in brodo con semi di soia e magari delle erbette, Così. comunque era un brodo relativamente leggero dove poi appunto mettono, galleggiano i ravioli. Eh sì, quello è quello classico, zuppa di guantù. Poi, non meno interessante è l'altra variazione che ho trovato, che sono i dim sum, cioè in mandarino sono i dim sum, ma in cantonese sono i dim sum, che anche questo, anche loro in realtà hanno un raggio molto più ampio, nel senso che in realtà i dim sum sono questi dim sum, in realtà con dim sum si intende più che altro quel bocconcino, quello sfizio che di solito si mangia col tè. Non li definirei pasticcini perché l'idea è un po' diversa. Però vagamente, cioè, nascono così, nascono come anche yum cha, proprio perché erano cha, quindi con il tè, quindi erano ad accompagnarsi al tè. Potremmo quasi definirlo come un brunch preistorico, Che cioè, l'antenato del brunch. però è pesante, che però è pesante. Prova a assaggiarne tutti e 10, praticamente esci di là che hai fatto pranzo e cena. Sì, no, sicuramente, perché poi ce ne sono mille varietà. Sono nati perché erano, mi pare fossero questi bocconcini collegati anche un po' a delle locande nella zona di Canton, che erano collegate alla Via della Seta, se non sbaglio, però questa era in maniera molto, molto larga. Però l'idea è appunto di anche mischiare dolce e salato, nel senso che dim sum è una categoria molto ampia di quello che possono essere anche i ravioli stessi, altre tipologie di ravioli piuttosto che di bocconcini al vapore. Ad esempio, io mi ricordo una volta ero a Pechino e mi hanno fatto passare come dim sum come si chiama, l'interno della mucca, adesso com'è che si chiama, la trippa, ecco, la trippa. Non è proprio dim sum, cioè non è No, proprio però bocconcino. è nel menù, quindi fa parte del menù del dim sum. Nel dim sum si intende piccolo spuntino, quindi se sono piccole spuntine, perché se tu vedi la quantità dei dim sum sono sempre 3-4 pezzi massimo, Sì. perché in ogni ciotola in teoria, diciamo che a tavola, prende tutta la ciotola, deve essere uno per ogni tipo che tu hai ordinato e non devi mai prenderne più di due, perché dato è fatto per stare con gli amici, se siete in tre o quattro, ognuno se ne prende uno. E le stesse ciotole, il fatto che mettono la trippa, oppure anche le zampe delle galline, delle ante, come stuzzichino, è fatto perché devi assaggiarne uno, non devi mangiarne tutto. Sì, non ti devi abituare. Dire piccolo spuntino. Quindi se è piccolo spuntino, se non a riempire la boccia, ma fare una specie di cena, oppure perché magari sei fuori col lavoro, allora fai un piccolo spuntino prima di cenare.
Sì, no, sono sicuramente molto sfiziosi. Poi negli anni hanno curato anche molto la presentazione perché sono anche poi un po' anche dall'influsso poi di o dal pensiero che c'è stato di mixare alcuni gusti o alcune forme, anche colori, nel senso che se ad esempio anche qua nelle immagini abbiamo anche un trionfo di colori, cioè proprio perché la fantasia. Poi, una volta che si viene a contatto anche con diverse culture o diversi, o si hanno diversi stimoli, diversi anche si vengono a conoscere degli altri ingredienti o combinazioni di ingredienti, ecco che poi nascono anche delle sperimentazioni. Ci sono quello ci sono. Anche qua a Milano delle varianti, ecco appunto, ecco, magari col durian, ecco, io non sono molto d'accordo su La questa mia ricerca, Gwen, preferita. perché io no, io e il durian proprio non andiamo d'accordo e parleremo anche di durian in una delle prossime dei prossimi appuntamenti, Vai. ma Com'è il gusto del durian? Com'è il gusto questo del proprio durian, Andrea? bocciato No, il mio e preferito, scusami, vai pure avanti te. aiuto Eh sì. e, per cui appunto dicevo che appunto qua a Milano c'è la ci sono diversi Qualcuno si deve tappare il naso dopo le cose. Cosa? Si deve tappare il naso. Eh beh, ma lo mangi al volo. Il Per il durian. durian sì, per il durian sì. Sicuro. Quello che poi dicevo è che qua a Milano hanno cominciato appunto a nascere degli altri locali dove propongono delle sperimentazioni sia cinesi che italiani senza differenze, cioè sia locali cinesi che locali italiani in cui sperimentano un po' l'idea di raviolo o di dim sum, cioè fanno un po' una scernita di queste due di queste due realtà e poi ci fanno dei ripieni molto sperimentali. I prezzi non sono sperimentali, purtroppo, ma Vabbè, è Milano. sperimentale, però il prezzo rimaniamo alto. I prezzi non sono sperimentali, però se uno vuole provare anche una tipologia un po' diversa di quello che sono i ravioli con ripieni anche dei nostri ingredienti, che magari non sono proprio legati a quello che è l'idea del dim sum orientale. Però ci sono, anzi hanno anche molto successo, sono molto di moda, per cui ci sta anche questa dimensione dove nascono nuove idee, nascono Certo. sì, nuovi gusti, eccetera. Va bene. Altra cosa, poi adesso quello che dicevi prima tu, Liu, di quello che poi è successo nel mondo, nel senso che l'idea di raviolo poi è diventato un po' anche per i paesi vicini alla Cina che hanno questa influenza culinaria e non solo, io ne ho trovati alcuni esempi, alcuni molto, molto conosciuti, ad esempio i gyoza giapponesi, anche questi li potrete trovare nei supermercati cinesi volendo, anche se io in realtà più che consigliare posti dove mangiare, sono anche una promotrice relativa del fai da te, per cui una volta si può provare anche a fare i ravioli in casa. Io ho provato a farli, non mi sono venuti delle forme bellissime, però il gusto mi ha dato soddisfazione, ecco. Ci vuole un po' di pazienza a farle, soprattutto a piegare i ravioli, perché ci vuole un po' di tecnica. C'è una tecnica particolare, non è che puoi prendere e farlo. Vedi, no, infatti è proprio quello, non è che prendi e fai, cioè ci vuole un po' di prendere la mano nel vero senso della parola. Però dà soddisfazione. Abbiamo fatto anche ogni tanto capita anche con altri
amici cinesi proprio durante il periodo vicino al Capodanno di trovarsi a casa di qualcuno. E stai lì e ti metti a fare ravioli, chiacchieri, è proprio quello che si diceva prima, un momento sociale. Poi è sociale anche quando li mangi, soprattutto quando li mangi, ma anche parli da molta soddisfazione. Poi su internet in realtà ormai si possono trovare diverse ricette per farli a casa. Quindi oltre ai gyoza, poi abbiamo anche altre varianti. Una di quelle che citavi, Liu, sono i mandu coreani. Quelli, ad esempio, hanno il ripieno di kimchi, che è il loro cavolo speziato, piccantino. Per cui poi ci sono appunto poi le varianti di diversi paesi. E poi invece ne ho trovato alcune un pochino più curiose. I momo nepalesi, che hanno una forma più vicina a quello che sono i ravioli di verdure. Poi andiamo in Kazakistan con i manti, che sono più simili ai un po' agli Xiaolongbao, perché in effetti vedete che sono belli ciccioni, sono tipologie di raviolo un po' tanto ripieno, bello concentrato. Ecco, esatto, i manti della cucina kazaka. Vabbè, Sì, sai, sì. quando si parla dell'Asia, poi una serie di fatto che sono tutti vicini, alla fine c'è questa influenza, Chiaro, che chiarissimo. comunque il cibo ha sempre portato strada. Quindi, essendo un cibo da strada, poi alla fine uno si sbizzarrisce e crea comunque Assolutamente. ulteriori, appunto, quindi è normalissimo, è Poi un ne ho fattore, trovato insomma. appunto un'altra, che erano questi chincali georgiani, e questi sono veramente molto, molto simili agli Xiaolongbao, secondo me, come forma. Non ho mai avuto ancora la possibilità di assaggiarli, ma la Georgia è una delle mie prossime tappe. Ma per quello che mi riguarda sono veramente molto simili, almeno a livello di forma, ai Xiaolongbao, e sono molto curiosa di assaggiarli. La cosa interessante è che, oltre alla versione salata, ho trovato anche una versione dolce, che questi sono varenichi ucraini, che sono con penso ripieno di frutta. Poi parleremo anche dei dolci cinesi, che però hanno anche quelli un mondo a sé, che sono sempre borderline tra i dim sum e i ravioli, però quello ne parleremo in un altro episodio. Però è curioso appunto vedere che c'è anche la versione dei ravioli dolce. Anche Sì. quella avevo provato a farla, però forse era venuto un po' la pasta con il dolce non rendeva tanto. Però non lo La sapevo, pasta. incredibile. E sono veramente. Secondo me per i ravioli dolce sicuramente non vale l'impasto di acqua e farina, perché se tu vedi alcuni tipi di impasti è molto biancastro, non è acqua e farina solamente, a volte ci mettono anche la farina di riso, quello glutinoso, in modo che diventa più denso e riesce a coprire di più. Fa già, cioè, nel senso, fa proprio quella patina morbida, morbida, perché per esempio la farina, il glutinoso, quando fai l'impasto con, che ne so, il tanghua, se tu vedi l'impasto del tanghua che è fatto con la farina di glutinoso, è bella spessa, Sì, è certo. difficile che si rompe una volta che quell'impasto. Quindi, insomma, secondo me c'è un miscuglio dell'impasto che non è quello dei ravioli, perché quello dei ravioli è sostanzialmente farina tipo 00 e acqua. Poi magari per la versione Xiaolongbao faranno una versione magari con leggermente lievitata, in modo che fa un po' più da sostanza, anche perché se tu vedi Xiaolongbao dentro c'è più acqua. Quindi anche l'impasto cambia, perché è una cosa che io per esempio non sapevo. Quando ho cominciato a fare i ravioli a casa, che ho dovuto chiamare mio padre, ho detto: ma questo impasto, come lo devo fare?
Nel senso, la versione quella classica è il cavolo e l'erba cipollina, quella che non è proprio cipollina, quella verde. E quindi alla fine ho capito che al di fuori di quello uno ci può mettere sostanzialmente tutto, ci può mettere la cipolla frittata, fritata, oppure ci può mettere funghi champignon, ci può mettere anche le castagne d'acqua, nonché le rape. C'è presente quel tubero bianco, quello giapponese? In Sì. teoria te ci puoi mettere dentro anche quello, perché Non quello avevo pensato crea alle più acqua castagne. dentro. Quindi che cosa fa? Tutto l'acqua si mantiene. Eh sì, si mantiene dentro. Le castagne d'acqua si possono mettere, va tritato bene e mischiato, praticamente viene un po' croccantina. E poi una versione che tu dicevi, il fatto di fare brasato, in teoria fare i ravioli alla piastra è semplicissimo, perché loro lo chiamano brasato, però in realtà non è brasato, No, è no, la fatto, piastra, infatti, diciamo, come metà alla dicevo piastra, prima. perché per esempio tu basta che metti un po' d'olio in padella, perché... Se tu, e non c'è neanche bisogno che tu fai prima a vapore per fare la piastra, perché in Ah, teoria puoi ok. farla direttamente sulla piastra. Basta mettere l'olio in padella, mettere sopra i ravioli, farlo cuocere giusto 1 minuto o 2. Appena vedi che si scalda, metti un po' d'acqua, leggermente 2-3, cioè mezzo centimetro d'acqua, e poi copri col coperchio. Una Ah, volta che ok. l'acqua è asciugata, sotto viene quella patina che è piastra, perché fa da sé. Perché nei ristoranti alla fine non è che fanno prima a vapore e poi la piastra, per semplificare, perché lo passano in padella velocemente una volta fatto la piastra, e gli danno quella bruciatura sotto. Però se te vuoi farlo senza fare prima vapore alla piastra, passi direttamente sulla piastra, puoi farlo così, e ti viene comunque la parte croccante sotto, perché una volta che l'acqua ha assorbito, sopra diventa... Mi sta venendo già fame. Eh sì. Mi sta tornando la fame. Anche mio padre li fa così, mette un filo d'acqua e poi dopo chiude il È quella coperchio e la le fa andare. versione, Eh perché sì. è quello là che, no, più che altro perché è il modo che la parte sopra rimane morbida e la parte sotto rimane croccante. Esatto, è la morte sua. Quello sì. E poi una cosa che si poteva mettere, per esempio, anche nei ravioli. La farina, quello di fatto con la fecola di patate a raviolo è buonissimo. Hai visto che raviolo, vabbè, acqua e farina, poi c'è la versione di fecola di patate come l'impasto, che poi dentro ci puoi mettere verdure in modo che rimane trasparente tutto quanto. Anche quella è versione buonissima, però insomma, diciamo. Sono tutte cose che deve avere tempo per fare a casa, perché io ogni volta che faccio i ravioli a casa almeno un'età buona ti va via tra fare l'impasto, farlo riposare, poi fare le formine, fare insomma tutto l'impasto, i rotondini per fare i ravioli, e un po' ci vuole. Beh, è l'ideale per le giornate di brutto Ma tempo. a Via Paolo Sarpi c'è le bancarelle tipo chioschino che fa i ravioli. No. Allora, nel senso, non sono i chioschini tradizionali, ce ne sono diversi. No. No, 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 ce ne sono diversi. Ti fanno anche i ravioli, ce n'è ad esempio uno che è molto famoso da qualche anno, che è la ravioleria in mezzo a Sarpi, che è sempre abbastanza Dove siamo andati trafficata. l'altra volta? Sì, esatto, esattamente. Di fianco appunto alla macelleria, loro diciamo che il loro punto di Dove forza è che c'è la sede dell'altra? vogliono.
cercano di usare appunto un certo tipo di farina e anche il ripieno è curato perché è carne scelta. Diciamo che questo è stato sicuramente un business che poi è stato di successo, anche perché appunto oltre a fare il pienone sul discorso dei ravioli, hanno poi ampliato facendo altre tipologie di piatti, di street food, chiamiamoli, ed esempio, ecco proprio quello, bravo Gwen, vedo che tu mi conosci, proprio quello a me piace, che è il Mojaro, che a me piace tantissimo, infatti anche quello mi apre dei ricordi sulla Cina e ogni tanto ti viene la lacrimuccia. Mojaro sicuramente è un altro piatto, una street food che merita di essere assaggiato. Altri banchetti che fanno ravioli, nello specifico, non li conosco. La ravioleria è quello diciamo più famoso. In realtà in Sarpi ci sono ormai diverse realtà, piccole realtà, che fanno cibo da strada o che si può mangiare comunque camminando. Si hanno c'è il discorso del taco piuttosto che anche altri cibi. Un po' più particolari, ad esempio con l'anatra, tanti posti che fanno ramen, poi c'è un po' come è stato il trend del bubble tea qualche anno fa, per cui poi a Milano è scoppiato il boom di posti che fanno il bubble tea e che tuttora piacciono. Bubble tea piace anche a me in realtà. Poi vabbè, li trovate di servizi. Io ad esempio quando si tra per quello per quello che si tratta di cibo seguo anche molto una rubrica di Vice che si chiama Munchies, che esplora un po' le diverse tipologie di cucina. C'è un servizio in particolare sulla cucina cinese, poi in realtà ci sono diversi. Munchies scritto con la U. Ecco, è quello lì, Munchies, esatto. E vabbè, loro sono internazionali, quindi guardano anche un po' tutto il mondo. E niente, questo appunto è un discorso. In realtà in Sarpi si possono veramente trovare mille e uno tipologie di stuzzichini piuttosto che di piatti, piuttosto che di locali da provare. E a questo proposito poi c'è una persona che molto probabilmente nelle prossime puntate sarà nostro ospite che ci parlerà proprio di questo, perché lui in realtà parla nello specifico della realtà culinaria e non di Paolo Sarpi, ma vi lascio un po' un po' di aspettativa per vedere chi sarà il nostro ospite segreto, il nostro ospite segreto per le prossime puntate. Volevo chiudere con un inciso abbastanza divertente. Dicevo prima della parola shui jiao, no? Che è il raviolo, ma si confonde con shui jiao, che è dormire. E da questo piccolo misunderstanding linguistico nasce un video molto carino che suggerisco anche e soprattutto a chi si approccia a studiare cinese, disse di ascoltarlo. Loro sono un trio, mi pare inglese, se non sbaglio, si chiamano Transition. La canzone si chiama Tu e Puti, che vuol dire scusa, scusami. Questa canzone nasce perché uno di questi tre ragazzi, il video si apre con uno di questi due ragazzi che va in questi chioschetti street food e dice: "O io shui jiao", cioè vorrei dei ravioli, ma lo dice male. E il ragazzo dice: "Ah, se vuoi dormire, torna a casa". E dice: "No". Dice: "No, vorrei appunto vorrei vogliamo shui jiao". Fa: "Ah, shui jiao", quindi ravioli, e da lì capisce. E poi nasce tutta questa canzoncina molto carina,
che anche in cinese è relativamente semplice, per cui chi studia cinese o chi si approccia a studiare cinese può imparare, perché è scorrevole ed è facile da seguire. E niente, la canzone dice: scusami se il mio cinese fa un po' schifo, se il mio cinese non è buono. Però cioè, si cercano di salvarsi in queste situazioni. Loro appunto sono tre ragazzi, mi pare che siano inglesi, a Taiwan. Loro girano, non so se sono fissi o sono stati per un diverso tempo a Taiwan, per cui hanno voluto lanciarsi in questa piccola avventura musicale. Hanno fatto anche altri video, sempre sottotitolati sia in cinese che in inglese. Quindi anche a livello di chi studia cinese è carino da seguire, proprio perché puoi fare un po' di esercizio. Se non si studia cinese, comunque c'è la versione in inglese per capire il testo. Ed è molto, appunto, è molto buffa, proprio perché tutto nasce da un misunderstanding linguistico sui ravioli. Ma bisognerebbe spiegare un attimo dove stanno loro, perché loro sono nell'epicentro del night market di Taiwan, che è Giusto, famosissimo. esatto. Anche questo posto che almeno una volta è da vedere. Io purtroppo non sono ancora riuscita ad andare. Taipei. Taipei, esatto, la capitale, ed è pazzesco. Sì. No, H24 che poi praticamente. poverini sono finiti. Cioè, a Taipei poi parlano mandarino, ma parlano mandarino nel senso che comunque c'è una anche loro, quindi già parli male, già c'è problemi di accento, in più magari parli con anche insomma con problemi che non riesci a capire il tono degli accenti, è un macello. Immagino che cosa hanno capito questi qua, e dice voglio pizza, dice, ma allora hai sbagliato proprio posto, figlio mio. Esattamente, esattamente. Per cui era carino citare questo esempio. Ma adesso sono io che faccio la domanda a voi, Sì. soprattutto. Ma voi che ravioli vi piacciono? Il brodo è come i tortellini, la morte sua, però Allora, sono buoni anche te fritti. che modello ti piace? Wen, questa non è una risposta. No, No, io vabbè, no. preferisco la piastra. Io preferisco la piastra. Ok. Non mi Alla piastra, piace il ok. brodo perché poi perde il sapore, secondo me. Io la piastra con la salsa di soia classico è perché quello in brodo, cioè nel senso, è la fine. Il gusto va neppure nel brodo, invece quelli secchi rimangono nel suo, secondo No, volevi sapere da me, me. Sara, a Sara. A te quale versione ti piace? te invece quale versione ti piace? A me? Lì a te. No, io cuoto tutta la vita a Gautier, assolutamente. Quelli brasati mi danno una soddisfazione Vedi. enorme. Non che gli altri non mi piacciono, cioè già i ravioli per me sono, i ravioli cinesi sono un comfort food, come si usa dire adesso, cioè un cibo che ti tira sul morale di per sé, no? È un altro tipo di Nutella, potrebbe essere una Nutella asiatica, nel senso che mi dà tanto dipendenza perché c'è veramente un raviolo tira l'altro. Direi appunto sicuramente quelli brasati. Ho una grande mancanza perché appunto forse per me mangerei anche i Xiaolongbao, che però appunto sono un pochino più difficili da trovare, e questo Sì, no, qua è impossibile, c'era un po'. È molto un'assurdità mangiare in Italia. difficile. Sì. Molto difficile, come No, trovare che
Che poi quei cuochi che fanno solamente i Tienshin sono particolari, non sono cuochi che sanno fare tutto, ma che fanno solamente queste cose, i piccoli mangiarini, perché poi anche nella cucina c'è una diversificazione di specializzazione, perché per esempio i cuochi che in Cina fanno la colazione, fanno solamente la colazione. Non è che si mettono la mattina a fare colazione, la notte a fare tutto fare. Eh sì, sono catene specializzate poi Cioè, di ristoranti perché se, in Cina. perché c'è il problema dell'impasto, preparazione, messa a posa, e tempi di cottura. Sì, sono catene specializzate, sono ragazzi che se voi vedete, sono ragazzi giovanissimi che imparano un mestiere sostanzialmente a fare pause. Non è che... Insomma, tutti i chef sono capaci. Comunque, io ho un collega di mio padre, che lui, insomma, è cuoco specializzato in queste cose. Lui fa veramente tante piccole tienshi e fa anche quelle treccine, le treccine, quelle zuccherate. Non so se avete mai visto le Non sono quelle treccine di Tianjin, zuccherate. tipo quelle di Tianjin. Avete mai assaggiato le treccine, quelle che sono attaccate? Sì, ma non so il nome. Ma Se è vacale. presento. A Ciao. Wenzhou va molto di moda queste treccine. Sono Vabbè, dure. meno male che abbiamo già cenato, perché sennò in questo momento staremo morendo di fame. Abbastanza. Sì, sono quelle dure. Silvia, vorrei Vabbè, farti ma vedere. non c'è qualche freezer raviolo, qualche cosa congelato? Adesso, spuntino di Dimmi. mezzanotte. No, vorrei far vedere. Intanto, far vedere le tue spuntini di mezzanotte. Guarda qua, cosa mi mandi su WeChat. Zan 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 zan. Ah, no, il tuo WeChat è pieno di ricette e cibo. Non so, viene fame solo a guardare. Anche io faccio i puntini di mezzanotte. Ecco i tuoi. Queste sono le foto di Silvia. Cibo. È cibo, Miam. sono cibo. Vabbè, quindi. No, Silvia ormai è una food Vabbè, blogger, pubblica solo questo. è un'altra food blogger. Niente. Infatti tutti i miei piatti sono questi, li ho fatti io. Questi li ho mangiati al ristorante coreano, perché sono comunque nei ristoranti coreani fanno bene i ravioli e li fanno anche con la pasta dentro. Questa è la versione brasata, quello dicevi te, Ah, questi sembrano molto buoni. Poi c'è il Sara. vino a fianco. Comunque io li faccio belli pieni, perché se voi vedete la carne, io dentro ce la metto. Bene, Liu, io mi prenoto per quando sarà possibile, in tempi più felici, mi prenoto dei tuoi ravioli, sappilo. Assolutamente. Faccio la lista. Eh sì, invece dei regali di Natale, mi mandi su un pacchettino Questa di è la ravioli. versione dell'impasto che avevo preparato e poi abbiamo sì, Bartolini. Esatto. Bartolini. Bartolini, esatto. Chissà se reggono. Fai un po' la sfoglina. E niente. Andiamo alle conclusioni, Sara, con l'ultima domanda al pubblico. E a voi che ravioli vi piacciono? Scrivetecelo nei commenti. Aspettiamo in maniera molto trepidante i vostri commenti su questo piccolo scorcio sul mondo, primo piccolo scorcio culinario sulla Cina. Ce ne saranno altri prossimamente, per cui fateci sapere se vi piace, e se non vi piace, mi spiace. Va bene. Ciao ragazzi, buona serata. Arrivederci alla prossima Ciao puntata. Ciao ragazzi, buona belle. serata. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao.